una splendida giornata qui nel Verbano Cusio Ossola. Stiamo andando a Riale, prenderemo anche il sole. Adesso siamo arrivati da Cervinia, partiti da Cervinia. Questa mattina siamo arrivati... Crivula d'Ossola, Monte Cresti. È uno scioglilingua. Prendi l'uscita Crodo. Crodo, sì, è un, sembra un personaggio del Signore degli Anelli. Crodo. Continua per 2 chilometri. Tu non puoi passare. Il nostro arrivo nel Verbano Cusio Ossola ci ha portati a Riale, che è il paesino che vedete inquadrato dell'immagine aerea in questo momento. È una meraviglia, un capolavoro se vogliamo vedere dal punto di vista paesaggistico. Vedete, sono in macchina con dei signori, Luigi che sta guidando ed Enrico dietro di noi, che hanno tante cose da raccontare riguardo alla storia di questo paesino. Ci troviamo in quel cuneo che si insinua nella Svizzera. Da una parte c'è quella italiana, il Ticino, e dall'altra invece la Svizzera tedesca. Signor Enrico invece è uno storico della cultura valzer che si è insinuata da queste parti. A partire da che anno? Direi dalla fine del XII secolo. Riale e l'Alta Formazza sono forse l'insediamento valzer più antico di tutte le Alpi, quindi, essendo vicina alla zona da cui sono partiti i coloni, che è la testata della Valle del Rodano, qui dietro il passo del Gries. Questo borgo, Riale, ci sono ancora abitanti? Luigi, qualche abitante. Qualche abitante c'è ancora, dicevo prima, addirittura 2 residenti tutto l'anno, oltre al nostro noto ristorante qui, la Locanda Valserstuba. E raccontavate che si raccoglieva fieno in cima. Ci sono filmati vecchi in bianco e nero molto belli, con falcetto e ranza, come si dice in gergo, la falce. Quelli che sono gli aspetti turistici, ce ne sono tanti, soprattutto per lo sci, c'è sempre tanta neve. Si riesce a vedere questo segno che indica la neve, l'altezza neve arrivata nel 1951? Quanti metri sono? Sono 4 metri. 4 metri. E che questo è stato un record. Record. Che però si avvicina tutti gli anni. Ecco, questo è il record. Ma... Si rischia di arrivarci tutti gli anni, perché tutti gli anni c'è sempre tantissima neve da queste parti. Eh sì, tutti gli anni c'è tanta neve, tant'è che riusciamo da qualche anno, ormai da 6 anni, a ospitare le nazionali mondiali di fondo. Sono stati qui i canadesi, sono stati qui i tedeschi, sono stati qui gli scandinavi, e soprattutto la nazionale italiana, ormai possiamo dire è di casa. Parlavamo degli aspetti storici di questa zona, sono incredibili, mi ha fatto dei nomi pazzeschi, si parla di Wagner. Sì, perché la cascata della Toce era, nella sua bellezza, sicuramente la prima d'Europa, era visitata da tutti gli artisti, gli scrittori, gli scienziati, i pittori nel 700 e nell'800 che hanno lasciato. E tra i tanti l'elenco sarebbe lunghissimo, tra i tanti Wagner è noto per quella sua particolarità dell'avere mangiato l'arrosto di marmotta.